Salve a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. Oggi iniziamo il nuovo gioco serie e dalla estrazione che è uscita nel vlog, lanciando i dadi, oggi iniziamo la nuova avventura su Alan Wake. E quindi niente, adesso iniziamo Alan Wake, gioco tra l'altro che mi è stato regalato da Hans di Portal Games nello scorso Natale. L'ho avviato per 11 minuti, poi mi era arrivato The Last of Us e mi sono concentrato su quello e Alan Wake è rimasto nella libreria di Steam a prendere polvere e me ne ero completamente dimenticato. Quindi ciancio alle pance bande, nuova partita. Allora, quando devo iniziare un nuovo gioco, io vado sempre su normale perché voglio sia assorbire la trama, ma voglio anche un po' di sfida. Incubo, ovviamente, mi concentrerei solo sulle difficoltà e non ci capirei niente della trama. Facile è troppo facile, non mi piace. Quindi, normale, vediamo un po'. Stephen King scrisse che gli incubi esistono al di fuori della ragione e le spiegazioni divertono ben poco. Sono antitetiche alla poesia del terrore. In una storia dell'orrore, la vittima si chiede sempre perché, ma non c'è una risposta e non deve esserci. Il Come non deve esserci? mistero irrisolto rimane dentro di noi ed è ciò che ricordiamo maggiormente. Il mio nome è Alan Wake. Sono uno scrittore. Ciao Alan. Sì, oddio, però il perché delle storie io lo voglio sapere, se no, cioè. Ho sempre avuto una fervida immaginazione, ma quel sogno mi turbò. Era Ok. terribile, È il oscuro faro di Life e is fin troppo Strange. strano anche per me. Sì, iniziò con un sogno. Ah, ok, a posto. Seguendo un tema ricorrente negli incubi, ero in ritardo e cercavo disperatamente di raggiungere un luogo, un faro, ma non ricordo per quale motivo urgente. Stavo correndo un po' troppo lungo la strada costiera. Ottimo. Vedi troppo tardi Non quell'autostoppista. era un autostoppista, era uno in mezzo alla via. Era morto. Quello vabbè, era Ero sicuro che mi scontato. avrebbero arrestato e non avrei mai più rivisto Alice. Aia. È zombie? Ah, puff, proprio, è sparito. Ok, vabbè, è un incubo, ci sta. All'improvviso, il suo corpo era scomparso. Episodio 1, Nightmare, l'incubo. Ah, Ero sotto shock iniziamo. per lo schianto. Faticavo a reggermi in piedi. Iniziamo dall'incubo proprio. Quindi iniziamo da un sogno, ottimo. Niente male. Guarda in alto verso la luce, ruota la telecamera. Vuoi invertire i comandi e guardare la telecamera? No, perché dovrei volerli invertire? Quale mente deviata? Ah, invece sì, cavolo. No, no, invertiamoli assolutamente. Intanto muore la luce. La devo cambiare assolutamente sta luce qui. Allora, aspetta, i controlli. Verticale normale. Quale mente deviata lo tiene invertito? Poi. Ok, adesso siamo a posto. Io volevo. Allora, intanto la telecamera si gira troppo velocemente. No, no, aspetta, aspetta, qui c'è qualcosa che non va. Controlli. Madonna, è a 3. Sensibilità verticale. Lo metto a 1, gira troppo veloce. A 1 non gira per nulla. Direi che così è già più accettabile. Allora, dicevo, questa è la macchina e Il esamina. radiatore si era rotto nell'impatto con l'autostoppista. L'auto era Ma non inutilizzabile. era un autostoppista, era uno in mezzo alla via. Hai visto il pollicino alzato? Io no. Cosa c'è qua? Bibbie? Ah no, sono Alan Wake. Ah, ma allora è un libro. Io pensavo che Alan Wake fosse il nome del protagonista, dato che si è presentato come Alan. Non che fosse il titolo di un libro. Guarda, calpesti le tue opere. Dovevo recarmi al faro. Sapevo che qualcosa di importante E un mi stava attimo, aspettando. sto ammirando un attimo il paesaggio. Allora, noi siamo venuti qua. Oh.
Bello, allora si è tappato il muro, vabbè andiamo al faro a questo punto. La macchina si è rotta, noi siamo questo Alan, possiamo, sì, possiamo correre, possiamo anche saltare. Oh, buono. Sì, però questa giacchetta con le toppe sui gomiti, guarda, è inguardabile. Comunque. Ah, ecco il faro. Raggiungi il faro. Sì. Magari me lo metti anche gigante a schermo, così mi è più chiaro dov'è che devo andare. Sul ponte, ovviamente. Il ponte era crollato. Dovevo trovare un'altra strada per raggiungere il faro. Vabbè, niente. Mi sa che non c'è molta esplorazione nella prima parte. Piccioni. Missing. Cioè? Alan Wake è scomparso, ma se sono qui. Ehi! Ancora, poster di Alan Wake. Ma allora è famoso sto libro, è The Sudden Stop. C'è l'autostoppista, quindi. La foto di un gattino scomparso. Che è? Sorpresa! La figura losca. Oh, che si è teletrasportato? Cos'è? Riconosci nemmeno, vero scrittore? Pensi di essere Dio? Di poterti inventare Oh. tutto ciò che vuoi? Di poter giocare con le persone e ucciderle per rendere tutto più eccitante? Ma che ca. Ora fai parte di questa storia e sarò. Sei un pagliaccio. Senza il tuo revisore. Non ci sarebbe una sola frase decente nei tuoi libri. Ma che Non pubblicherai mai più le tue storie di merda, perché io ti ucciderò. Le tue storielle non sono granché. Non hanno un valore artistico. Sei uno scrittore Cioè, ma gliene poveretto. sta dicendo Emozioni di a tutti i quanti colori. soldi? È merda piena di pretese. Merda piena di Ora tu pretesa, cosa sai addirittura. fare? Guardami. Guarda la tua creazione. Guarda la tua creazione. Cioè, ma quindi allora noi, è vero che è un incubo, ma allora sono le creazioni di Alan Wake, delle storie di Alan Wake che prendono vita e si ribellano? Che figata! Cioè, è come la storia infinita, ma all'incontrario. Cioè, 7 anni di sfiga per chi non ha visto la storia infinita, il primo. Che là c'era il lettore, i desideri del lettore che nel mondo di fantasia prendevano vita e ricostruivano quel mondo. Qua invece è al contrario, quindi. Sì. Oddio, c'è un Big Daddy qua. C'è un Big Daddy sul tabellone. Credo che dobbiamo continuare di qua. Allora, premi barra spazzatrice. La luce ovviamente va a farsi benedire. Dove siamo qua? Non hai rispettato la scadenza. Come? Ho rispettato tutte le scadenze possibili. Premi maiuscolo e WASD per schivare, cioè così. Ah. Ok, Puoi fermarmi. prova ancora a schiva l'attacco. Oh, ah, ok, questa è una sorta di tutorial. Ezzi! Vezzi, ok. Realizzai che l'autostoppista era un personaggio della storia che stavo scrivendo. Eh beh, te l'ha detto finora che la realizza presto. Vabbè, negli incubi è sempre così, le cose le capisci sempre dopo. Luce! Dove ci si sente a morire per mano della propria creazione? Allora, scusate, questa domanda è particolare, considerando che ha seguito i video vecchi, anch'io sto scrivendo delle storie, ne devo presentare una giusto a Lucca Comics, per cui mi tocca abbastanza nel vivo il discorso dello scrittore, delle creazioni che si rivoltano. Comincio a capire perché Hansa mi ha regalato questo gioco. Ma io posso correre? Sì che posso, ovviamente. Dove devo andare? A parte che mi sembra che qua sia abbastanza lineare, devo solo andare a dritto. Che è? Si è stancato? No, mi dica che c'è la stamina, perché se c'è la stamina. Corri, che babbaro sfinito. Sta crollando il mondo qua. Cos'è questo? Caution? No. Making trail. Arrivo, ora crolla il ponte. Chi è? Con la tipica felpa di un college americano.
Lei... no. Ok. Ma scusa, ma un cottage così è nel nulla e... separa, cioè, con un unico ponte che se crolla rimani bloccato qua. Vabbè, è un incubo. Chi è Shining? Tesoro, sono a casa. Sì, gli fai di che con la pistola. Ciao. Clay ci saluta. Lascia che non è neanche sporca di sangue. Vabbè, sarebbe stato troppo crudo. Il sangue era in bianco e nero, dai. Non c'era via di scappo. E quindi? Oddio, un occhio sul televisore. Tre occhi. Questa è una Bibbia però. No. Conspiracy and of fate. Ah, la cospirazione del fato. Quindi il destino cospira contro di noi? Che... il cottage era una trappola mortale, dovevo uscirne. Cioè? Come? Ovviamente è troppo scontato, la porta è chiusa. Nell'armadio, vado... Sì, ma muoviti però. Armadio, l'armadio, Narnia. No. Aia. Ah! Eh sì, devo... aspetta, vedo la luce, ecco. L'avevo vista. Segui la luce. Arrivo. Oddio, aspetta. Sei ferita. Dovresti stare nella luce. Solo lì sarai al sicuro. Eh sì, è lui! È lui! È lo stesso doppiatore di Javik di Mass Effect 3. Ok, alla luce sono al sicuro. Ho qualcosa da dirti. Ma... fa più o meno così. Poiché lui non sapeva che oltre il lago che chiamava casa, un profondo e oscuro oceano vive. Dove le onde sono più serene e schive. Sono stato sulle sue rive. Sono stato sulle sue rive. Capisci? No. No. Beh, infatti... ok, sta succedendo qualcosa. Sta montando una scala Playmobil. Ah, ecco perché non potevo proseguire. Per spiegarti, l'oscurità è pericolosa. Ora sta dormendo, ma io ti ho sentito arrivare. Quando ti sentirà, si sveglierà. Non c'è tempo, devo mostrarti l'unica cosa importante. Ovvero che i Protean non sono estinti. Lo stoppista è posseduto dalla presenza oscura. Ecco, ecco, ci siamo. Non puoi ferirlo. L'oscurità lo protegge da ogni male. Solo la luce può scacciare l'oscurità e renderlo di nuovo vulnerabile. Prendi la luce. Prendi la luce, cioè, quindi devo andare a caccia di fantasmi con la torcia? Punta la torcia verso di lui e brucia l'oscurità. Colloca la pila. Ah, ci sono anche le pile, cavolo. Quindi così concentro il raggio. Ok. Ce l'ho fatta. Ora non è più protetto dall'oscurità, ma essa vive ancora in lui, lo controlla, non può esserne liberato, è ancora pericoloso. Eh sì, ma muore. È un nemico. E lo so che è un nemico, muore. Ecco, prendi l'arma. Raccogli il revolver. Ah! Ah, quindi prima gli devo togliere lo scudo. Sì, ma ho finito le pile, ce ne sono delle altre qua. Limite oggetti superato. Ah, fia, 6 colpi! Un caricatore intero del revolver per farne fuori uno. Sei andato bene, ricorda ciò che ti ho insegnato. Questo è tutto, ora ti restituirò il tuo sogno. No, 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 dammene uno bello, fammi andare in spiaggia con donnine in bikini. Il mondo era invaso da una terribile forza oscura. Il faro era l'ultimo rifugio sicuro sulla Terra. Ma guarda un po'. Caso strano. Ok, potenziando la luce... ah, cercherai il nemico e lo brucerai l'oscurità più velocemente. Oh sì, vabbè, praticamente concentri il raggio, lo stunni, gli togli la protezione e poi gli devi sparare. Io boh, continuo a prendere. Ma bella comunque questa cassa stracolma di munizioni per il revolver. Niente male, a fare un incubo. Un incubo con i mezzi per sconfiggere i cattivi. Vieni qua, non andare di sotto. Dove sei? Ah, 3 colpi soli questo? Era più debole quindi. No. No, oddio.
No, 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 così non vale. Scusa, No, via. Aia. Via, via, via. No, no, qui si scappa. Scappa, scappeschi. La pianta lì che mi ha fatto collisione. Ci deve andare di qua, vero? No, 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 non di qua. E vai. Morti al primo livello. Morti nella fase tutorial qui. Ma casca questo qui, vedi? Oh. Non perdiamo tempo. Tiriamo a dritto. Salta. L'avevo detto salta. Salteschi, salteschi, saltini, salterini. Che è? Cos'è? Apri. Ah, giusto, la luce, l'aveva detto. Che luce sono sicuro. Pistola lanciarazzi. Quindi con i razzi creo la luce. Ok, mi creo delle zone safe. Mi creo delle zone safe. Che c'è qua sotto? Sto grande. Vabbè. Ok, proseguiamo. Certo che è vicino sto faro. Vediamo un po' se ho ragione. Sì. Alla faccia. È un lanciagranate proprio. Mi sa tanto che questa è l'arma più OP del gioco, quindi teniamocela buona. Ok, vai, vedi sotto così risparmio munizioni. Dai, 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 che ci sono, ci sono. Salteschi. Olio cuore. Cartellone di Alan Wake che è volato via, bellissimo. Via. I barili. Barili di birra. Stavo per saltare nel buco proprio così. Ale. Sì, comunque ricorda un po' Life is Strange, questo pezzo qua. Con il tornado dietro che ti. Che devasta tutto. Cape, ok. Aiuto! No, no, cos'è? Una chiesa? No, via, vai verso la luce! Da quando un tornado bussa. Il gioco è diventato Bioshock. Siamo dentro il faro. Adesso andiamo a Rapture. O a Columbia. Su o giù, deciditi. Qui. Alan. Chi? Svegliati. Tesoro, era solo un incubo. Va tutto bene. Ti sei addormentato. Già. Almeno mi sono fatto qualcosa di più di un sonnellino. Cioè, sì, un incubo. Su con il morale, amore. Siamo arrivati. Dove siamo? Bright Falls. Ok, welcome to Bright Falls. Sembra così malaccio, se non fosse proprio alla Silent Hill con tutta quella nebbia laggiù. Allora, welcome to Bright Falls. Tremolicchia un po', l'immagine, però vabbè, dai, chi se ne. Che devo fare? Comportiamoci da turisti. Mettiti vicino a quel vecchio signore. Voglio farti una foto con la città sullo sfondo. Ok. Certo, ho anche un titolo per la foto. Tamerino poco prima di essere sbranato da un orso. Ottimista il nostro Alan Wake.
Salve. Ma perché tremolicchia tutto così l'immagine? È fastidiosa. È un buon momento per farci visita. Tra due settimane si terrà la festa del cervo. La festa del cervo? Sentito, tesoro. Ha una moglie incantevole, se posso permettermi. Ah, a proposito, io sono Pat Main. È molto piacere. Sì, Alan Wake. Non fingerò di non riconoscere uno scrittore famoso come lei, signor Wake. È un piacere. E sono anch'io un avido lettore. Spero di non apparire troppo presuntuoso, ma lavoro come conduttore alla radio locale. Mi concederebbe un'intervista? Senta, signor Main, sono in vacanza. E le sarei grato se la mia presenza qui restasse tra noi due. Sono certo che capirà. Scordatelo che rimanga lì. Conti sulla mia discrezione. E se dovesse cambiare idea, sa dove trovarmi. Vi auguro una piacevole vacanza. Secondo me lo sgamano appena mette piede su, sulla banchina. Comunque, Alan, dato che se prima o poi accetta l'intervista, ricordati di un certo Vrex che scrive storie di fantascienza, che anche lui comunque vorrebbe entrare nel mondo della scrittura, ok? Quindi ricordati di me che ti farò fare una bella figura nei miei gameplay. Benissimo. Oh. Ne ho scattate un paio molto belle. Vedo che ti sei fatto un nuovo amico. Ottimo. Sì, è più un amante che non sa quando mollare il colpo, però vabbè. Sì? Ehi, Fenomeno! Come sta il mio scrittore preferito? Fenomeno, chi è questo qua? Sì. Barry Barton! Se crea problemi, basta dirlo. Salto su un aereo e vengo a controllare la situazione. No, Barry, tutto a posto. Bene, ottimo! Voglio solo accertarmi che ti goda un po' di relax e ricarichi le batterie. Beh, com'è il posto? È scemo come Barry Barton, comunque. Barry, siamo appena arrivati. Ok, Al, ti richiamo più avanti per sapere se è tutto a posto. Fatti vivo se c'è qualche problema, ok? Ok. Ok, mi sto solo preoccupando per te, amico. Ci sentiamo. Anch'io. Guarda il carretto che porta il cervo là in fondo. Sai che ti chiamerà ogni 5 minuti, vero? E io butto il telefono in acqua, vedrai. Posso sempre spegnere il telefono. Bravo, ehi. Che ti dicevo? Un SMS di Barry. Saluta anche te. Nella fia, dove l'ha trovato il tempo per scriverlo? Alan, il messaggio? Vabbè. Su, torniamo alla macchina. Siamo alla macchina. Che macchina è, tra l'altro? Una Lincoln MK. Sì, però c'ha tipo il crocifisso come simbolo. Su, questa macchina. Pigrone, avrai il servizio completo. Ho organizzato tutto. Guiderò io la macchina e penserò addirittura alle valigie. Devi soltanto portare il tuo bel culetto sull'auto e goderti il viaggio. Va bene. Sì, sembra che tu abbia un marito fannullone. Sì, ma ho un debole per lui. Forza, andiamo, fannullone. Muoviti. Ok. Dobbiamo passare alla tavola calda a prendere la chiave del cottage dal proprietario. Per toccare la Stachi, ci sta aspettando. Ok, andiamo da Stachi a prendere la chiave del cottage. Tu prendi la chiave? Ripasso tra un quarto d'ora? D'accordo. Alan, grazie di essere venuto qui con me. Anch'io ti amo. Vai, prometto di fare il bravo. Mi ero dimenticato esistessero ancora... Visto? Città dove tutti conoscono tutti. Il cartonato proprio. Salve, forse lei può aiutarmi. Sto cercando... Signor Wake, Alan Wake. Oddio, sono la sua più grande fan. So che lo dicono tutti, ma io lo sono davvero. Bene, mi fa piacere. Rose. Sto cercando il signor Stachi, Carl Stachi. Carl? Ma certo, signor Wake. Deve essere andato alla toilette. Sarà qui in un momento. Non credo ai miei occhi. Ho tutti i suoi libri. Ho preso il cartonato da una libreria quando l'hanno tolto dalla vetrina. Ah, come ho fatto io con Mass Effect 3. E lo tieni qui. Ok, buon per te. Ok, io direi che posso... Vabbè, come ho detto, appena abbiamo messo piede in questa cittadina ci hanno subito sgamato. Se ne innamorerà e doversene andare spezzerà il cuore. Rusty non è più umano ormai. Non è altro che caffè ricoperto di un sottile strato di pelle. Sì, allora siamo in due. Qui c'è un pirata qui. Figliolo, ho voglia di un po' di musica. Perché non metti Coconut? È la numero 6 nel jukebox. Lo farei io, ma mi si sono addormentate tutte e due le gambe. Ma che cazzo? Problemi di circolazione. Sì. Ma scherzi? Coconut ancora? Mi fai schifo.
E ti definisci un rocker? Vabbè, metti su un coso di senti che sto coconut. Sperando che non sia coperta da copyright. Coconut, drink and boot, hop. Solo perché siamo fratelli. Non credere che non possa ucciderti durante il sogno. Ah, buono. Sue frasi amorevoli tra fratelli. Sì, è la mia canzone preferita. Coconut. Così, ecco, proprio così. Sì. Come country, cos'è? Ho capito, sono morto e questo è il Che fa questa? Che fa? Annusa l'interruttore. Sta annusando l'interruttore. Ah no, era... Vabbè, ma comunque è sospetta la cosa. Che c'ha in mano? Una lampada, una lanterna, cos'è? Una bomba nucleare al plutonio? No, è una lanterna, sì. E sta giocando con l'interruttore. Lo sai che... Non te l'ha mai detto la mamma che non si gioca con l'interruttore? Non entrare là dentro, ragazzo. Ti farai male al buio. Penso di farcela da solo, signora. Ma io non volevo aspettare. Volevo trovare Stacchi, recuperare la chiave e andarmene subito. Ho cercato di avvertire. La cameriera mi innervosiva. Succedeva con tutti i fan sfegatati. Ok, ho cercato di seguire un po' il discorso che si era sovrapposto. Comunque, signora, io... L'avevo detto a Rose di cambiare la lampadina. Ecco cosa succede quando si è smemorati. Va bene, signora, però io il buco lo so trovare anche al buio quando devo andare al bagno, quindi... Ricordare a tutti di cambiare le lampadine. Dobbiamo stare allerta. Questa è fissata con le lampadine, va bene. Lampadine interruttori, signora, a Natale gliene faccio un camion. Andiamo nel bagno, giustamente io vado subito in quello delle donne, no? Cosa si spera mai di trovarci nel bagno delle donne? Su di sciume e basta, come in quello dell'uomini, è uguale. Ehi là? Signor Stacchi? Mi sa tanto che non c'è più lì. Caro, oddio! Non ho potuto venire, purtroppo non si sente bene. Strega, chi ma è lì qui? La sua chiave e le indicazioni per raggiungere il lago. Ok... Auguro un buon soggiorno nel mio cottage. Verrò a controllare che sia tutto a posto. No, no, guarda, io... E a conoscere sua moglie. Mangio tanto aglio, eh. Cioè, t'avviso... Insisto. Sì. Grazie. Ora... Porca miseria. Ma te sei la portatrice della morte in persona, cioè... Cauldron, questo è un vestito da funerale, per l'appunto, con tanto di velina. Sì, va bene, fammi togliere da qua perché puzzi di non lo so, di putrefazione. Quindi io me ne vado. Facciamo finta di non averla vista. Che... Questa volta hai avuto fortuna, ragazzo. Al buio puoi farti male. Ancora? Bisogna proprio sistemarla e devo ricordare a Sara di cambiare le luci della stazione. È passato troppo tempo. Ok. Addirittura meglio di quando canti tu. Ecco. Splendido, splendido. Sì, sono due ubriacati. Gli Anderson. Ubriaconi. Musicisti del posto. Ecco. Aspettiamo che il dottor Hartman passi a prenderli. Sono scappati dalla sua clinica. Proprio. Ottimo. Quindi sono due rocker ubriaconi scappati da una clinica. Io li amo già. Lascia la tavola a casa. Sì, ciao. Missione compiuta. Ho la chiave e le indicazioni. Mio eroe. Ho preso qualche torcia. Non si sa mai. Ai. Aspetti! Signora Wake! Le sue chiavi? Quella tavola calda era un manicomio. Come sai prendere le sue chiavi? C'è quelle della macchina e quelle cottage. Quali chiavi, scusami? Hai visto che posto? Sarebbe uno sfondo perfetto per un libro. Questa dovrebbe essere una vacanza, Alice. Ci penserò quando torneremo a casa. Ok? Ok. Ne riparleremo più avanti. Altman, qui su KBFFM. Non mi andava di parlarne. Avrei voluto soltanto nascondermi. Questo è uno dei miei pezzi preferiti. Una volta ero stato uno scrittore di successo. Ma era passato molto tempo. Erano due anni che non riuscivo a scrivere una sola riga. Dal mio ultimo libro. Capisco cosa vuol dire. E ora il meteo. Sarà una notte di cielo terso, perciò... Molti di città
per ammirare le stelle che brillano nel cielo. Ah, il cottage è proprio su un isolotto isolato. Non mi piace tanto la location di quel cottage, però comunque un cottage in montagna, una vacanza ce la farei. Vabbè ragazzi, io direi di fermarci qua con questo episodio, il primo episodio di Alan Wake. Fatemi sapere se nei commenti se vi incuriosisce, volete vedere il seguito, ma penso di sì, perché altrimenti cosa l'avete votato a fare. E boh, niente, chi cavolo è quella signora là che ci ha dato le chiavi del cottage col vestito da funerale? Poi c'era quella che annusava l'interruttore, fissata con l'interruttore e le luci. Molto strano, molto ambiguo. Vabbè, vedremo come si evolve la situazione. Siamo appena arrivati al cottage, quindi ragazzi, noi ci becchiamo. Aia, ha schioccato il gomito. Ci becchiamo al prossimo episodio.